La Voce 24 News. Campania. Continuano le temperature al di sopra delle medie stagionali fino a Ferragosto. Vallo di Diano, Salerno. Comunità Montana Vittorio Esposito nuovo presidente. Cilento, Salerno. La festa della montagna a Perdifumo è una delle più antiche feste cilentane. Salerno. Finanziato il completamento della Fondovalle Calore. Soddisfazione del presidente Coccorullo. Padula, Salerno. Lettera aperta del giornalista Pietro Cusati al neo presidente della Comunità Montana Vittorio Esposito. Campania News. Campania. Continuano le temperature al di sopra delle medie stagionali fino a Ferragosto. La Protezione Civile ha prorogato l'avviso di allerta per ondate di calore attualmente in atto fino alle ore 8 di giovedì 15 agosto. La criticità riguarderà l'intero territorio regionale, dove si prevedono temperature che potranno essere superiori ai valori medi stagionali da 3 a 5 gradi al di sopra, un tasso di umidità che potrà superare l'80% e condizioni di scarsa ventilazione. Si raccomanda di non uscire nelle ore più calde della giornata, di non esporsi al sole o praticare attività all'esterno e di limitare gli spostamenti con l'auto. Particolare attenzione devono prestare i cardiopatici, gli anziani, i bambini e i soggetti a rischio. Tenere sempre correttamente arieggiati gli ambienti. Provvedere a tenersi idratati bevendo acqua. Prestare attenzione anche agli animali domestici. Le autorità locali competenti sono invitate a mantenere in essere le procedure di propria pertinenza relative alla vigilanza per le fasce fragili della popolazione. Vallo di Diano, Salerno. Comunità Montana Vittorio Esposito nuovo presidente, sindaco di Sanza. Il Consiglio Generale dell'Ente Montano, che sulla base del documento programmatico proposto ed approvato da 14 sindaci di altrettanti comuni, tranne il sindaco di Sala Consilina, che va all'opposizione, ha eletto il sindaco di Sanza, Vittorio Esposito, alla presidenza dell'ente, coadiuvato dagli assessori Attilio Romano, sindaco di Casalbuono, Michela Cimino, sindaca di Padula, gli uscenti Gaetano Spano, consigliere comunale di Sassano, Antonio Pagliarulo, consigliere comunale di San Pietro Altanagro. Il ritorno per Vittorio Esposito alla presidenza, già dal 2002 al 2008 da lui presieduta. Vittorio Esposito, che nei prossimi giorni lascerà la guida del Consorzio Sociale Vallo di Diano, Tanagro Alburni, alla cui guida sarà candidato il sindaco di Teggiano, Michele Di Candia. Cilento, Salerno. La festa della montagna a Perdifumo è una delle più antiche feste del Cilento, e come sempre, tra le più attese della stagione estiva. Quest'anno ricorre la 59esima edizione e la Pro Loco Perdifumo, che organizza l'evento, ha voluto ospitare una tappa di Miss Sud, abbinandola al concorso di Miss Montagna Storico. Appuntamento in programma oggi 13 agosto nell'incantevole cornice di Perdifumo. Ad animare la serata, presentata da Sofia Bruscoli, saranno Lello Capano e la cantante Rosa Miranda. Immancabile, ovviamente, la presenza di stand gastronomici dove poter gustare varie tipicità locali e i mercatini. Infine, si terrà l'elezione di Miss Montagna, che sarà valida anche per la selezione provinciale di Miss Sud. Salerno. Finanziato il completamento della Fondovalle Calore. Il presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Giuseppe Coccorullo, ha espresso il suo ringraziamento al ministro Raffaele Fitto, al viceministro Edmondo Cirielli e al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca per il finanziamento, nell'ultima seduta del CIPESS, del completamento della Fondovalle Calore, tratta località Molino Gramata Bivio Tempone. Questo finanziamento rappresenta un importante passo avanti nel progetto più ampio della strada del parco, che collegherà la Cilentana, Vallo della Lucania, con l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, Campania. La realizzazione della strada del parco rappresenta un'importante infrastruttura per il territorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, in quanto migliorerà la connettività e l'accessibilità dell'area, favorendo lo sviluppo economico e turistico. Inoltre, la strada sarà progettata nel rispetto dell'ambiente e delle peculiarità del territorio, al fine di minimizzare l'impatto e valorizzare le risorse naturali e culturali del parco, fanno sapere dall'ente. Padula, Salerno. Lettera aperta del giornalista Pietro Cusati al neo eletto presidente della Comunità Montana Vittorio Esposito.
Il giornalista Cusati, ormai da anni lotta per la garanzia dei servizi ai cittadini del territorio valdianese, stamani ha scritto una lettera aperta a Esposito, nelle quali mette in evidenza le priorità del territorio, che da anni è lasciato in uno stato di semi-abbandono: Ponte Tanagro, commissariato di polizia e ospedale di Polla, solo per ricordare le più importanti e recenti, poi tribunale di Sala Consilina e carceri. Scrive Cusati: i cittadini del Vallo di Diano conoscono le sue qualità di sindaco di Sanza e di presidente di enti comprensoriali. Lo scrivente giornalista confida in un suo diretto interessamento per la riapertura del Ponte Tanagro, in località Caiazzano di Padula Scalo, tra Sassano e la città della Certosa di San Lorenzo, chiuso al traffico dalla provincia di Salerno dal 29 ottobre 2021. Su www.lavocedelmeridione.com l'intero testo della lettera aperta. La voce del Meridione. Una voce libera, informazione libera, che dà voce al territorio e alla gente. Seguici e iscriviti al nostro canale YouTube, resta sempre informato.